persone mi hanno chiesto: ma come fai l'acqua di pomarola? Beh, oggi vediamo proprio una ricetta semplicissima. Come fare l'acqua di pomarola. Poi dopo vi spiego come la potete utilizzare. E allora, vi occorrerà una bella pentola a metà piena d'acqua. Dentro ci mettete un po' di sale, ma poco, eh? Un po' di sale grosso, una iundella e poi dei pomodori. Noi stiamo facendo le bottiglie di pomodori. Questi sono dei pomodori che sono avanzati, non sono neanche tanto carini, ma che fai, gettiamo? Assolutamente no, li utilizziamo. Allora, i pomodori. Li tagliate a metà più o meno, quelli piccoli, e li versate in acqua. Sto usando un coltello seghettato, neanche di grande qualità, ma è quello comodo per tagliare i pomodori. Quindi fate questa operazione: prendete i pomodori e buttateli nell'acqua. Se il pomodoro come questo è un po' più grande, vabbè. Fate i tocchetti un po' più grossi. Questo voleva scappare al suo destino. E vai, vai. Andiamo sul fuoco. Più o meno il rapporto deve essere metà pomodori e metà acqua. I pomodori iniziano a bollire. Bene, allora, 5 minuti di cottura, da questo momento. In realtà noi prepareremo una passata, ma molto brodosa, molto acquosa. Quando vedete questa bella schiuma rossa, allora siamo quasi al punto giusto. Infatti manca esattamente un minuto. Vabbè, aspettiamo. Ci siamo. L'orologio ha cantato. Bene, spegniamo la fiamma. Facciamola raffreddare un po'. Fuma ancora. Vabbè, non ha importanza. Allora, prendete il vostro pomodoro. Lo mettete su un passatutto, prendete il manico e vi passate il pomodoro. Devono rimanere soltanto le pellicce. Ecco qua, un movimento al contrario e poi così. Continuiamo. Ecco qua. Continuiamo. Ecco, e vai, vai. E alla fine della vicenda, alla fine della tenzone, ecco qua, l'ultimo passaggio. Avrete notato che il dispositivo è molto provvisorio, nel senso che il passatutto è troppo piccolo per sta scafarie, e allora un modesto aiuto della cucchiarella. Ecco qua. Siamo arrivati, il pellicce e qui l'estratto. Il pellicce, questa le buttiamo. Ora è tiepida, l'ho messa in un recipiente più nobile. È meravigliosa. Guardate, questa è la densità. La potete fare anche più densa, basterà mettere soltanto meno acqua. Ma a me piace così perché la posso utilizzare in tanti modi diversi. Allora vediamo qualche soluzione. Mia zia ci faceva un grande risotto al pomodoro. Eh beh, e che vorrei di più? È già tutto pronto, il pomodoro è già tutto passato. Basta mettere il riso, poi le mettevo un po' di burro e parmigiano alla fine del mondo. Oppure la potete utilizzare per cuocere
degli spaghetti in risottatura, quindi in realtà cuocete gli spaghetti a metà cottura e poi con l'acqua di pomodoro tirate e farete uno spaghetto meraviglioso. Oppure lo potete mettere in frigo, far diventare una bella zuppa fredda che potete servire con del pane bruschettato, un filino d'olio, sale e pepe, eventualmente basilico, insomma tante soluzioni. L'acqua di pomarola, una cosa semplicissima, un prodotto di scarto perché erano pomodori che non erano molto belli a dire la verità, però acquista la sua nobiltà. Io l'assaggio perché voglio sentire il sapore. Una meraviglia, un'acidità lieve, la salatura in realtà non c'è e dentro c'è proprio qualche piccolo granellino di sale. L'acqua di pomarola, fatene l'uso che volete.